quarta tappa del Giro di Sicilia, edizione 2024. Siamo a Modica, alla ricerca dell'antica pasticceria Buonaiuti, famosa per il cioccolato di Modica. Eccola lì, non la pasticceria. Dobbiamo far colazione, o la facciamo buona o niente. Che bella questa via! Mi sa che siamo arrivati. Ho trovato di qua, di qua. Esatto. Buongiorno, buongiorno. Quindi i bambini possono venire qui, sì, sì, e giocare con le barchette sul cacao. In attesa che apra l'antica dolceria Buonaiuto, la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia. Abbiamo fame! Oh, non vengo più trovato. Che abbiamo fatto qui a Modica, e chi la smaltisce adesso? La tappa di oggi è tutta costiera. Adesso Donna Lucata, Marina di Ragusa, Punta Secca, casa di Montalbano, e poi tutta costa, tutta costa, Licata, Agrigento, Sciacca. Passeremo anche per Gela. Ma quanto è bella Modica! C'è un ponte sospeso nel cielo! Impressionante! Comunque, secondo me il periodo veramente più bello per visitare la Sicilia è la tarda primavera. Aprile, ma ancor meglio maggio, perché non c'è caldo, ci sono colori e profumi splendidi, meravigliosi, non c'è turismo di massa e ci si gode tutto al 100%. Consiglio personale di un siciliano. Adesso devo riuscire a togliermi di mezzo questa macchinuccia. Così la ripresa è più bella.
Io sostengo sempre che la provincia di Ragusa, in generale, nelle linee generali, è la provincia più bella della Sicilia, la più incontaminata, la più pulita e ordinata, con una storia veramente importante. La goduria, bella, tortuosa, bell'asfalto, bel panorama, e cosa vuoi di più? Ecco, appena ho detto bel panorama è spuntato un casermone diroccato. Mare di Donna Lucata, urca come è arrabbiato il mare. Il mare è un po' incazzatello, in effetti c'è vento. Casa di Montalbano, andatela a costruire adesso una casa, tutto cemento così direttamente sulla spiaggia. In partenza da Punta Secca mi metto a provare il KTM di Roberto, 160 cavalli sotto il culo, non sono pochi, speriamo di non far danni. Urca se tira! Adesso direzione Gela, Licata, quella zona lì, sempre tutta costiera. Urca se tira! Questa moto, a parte tirare di gas, ti tira via anche i punti della patente. Qua è pieno di serre. Queste sono tutte serre. E adesso ci avviciniamo nuovamente al mare. Mannaggia al vento, stiamo raggiungendo una località marina che si chiama Camarina con la K. Chiuso, e dobbiamo tornare indietro che la strada era chiusa. Andremo a Scoglitti per un'altra via. Dai, ognuno ritorni al proprio ovile. Vento, vento, vento! Ma noi il vento lo tagliamo! Dopo un bel pranzo luculliano a Licata, adesso direzione Scala dei Turchi, Agrigento. Serre ovunque, in ogni dove. La
destra e a sinistra. Ci sono anche pale eoliche e vedo anche un bel campo di pannelli solari, un campo gigantesco solare. Wow! Non proprio bello da vedere, ma energia pulita! Eccoli i templi che si stagliano davanti a noi in fondo, anche qui, che bello. Alla ricerca della scala dei turchi, chissà dove sarà. Adesso mi siedo un po' sotto questo cartello e cerco. Adesso direzione Sciacca, tappa finale di oggi. Sono un po' stanchino, oggi è stata una tappa un po' articolata per il vento costante, imperterrito, che non ci ha mollato, un po' di mal di testa. Stasera un bel fritto misto non me lo toglie nessuno. Keep the sky on your-